Però, insomma, Biancolino si conosce anche come carattere. Te lo immaginavi allenatore un giorno? Allora, dico la verità, forse prima quando stavamo in campo no, però poi lui ha intrapreso la strada da allenatore facendo a piccoli passi, dai, diciamo. Io e Raffaele siamo molto amici, ci sentivamo spesso, specialmente quando lui ha iniziato ad allenare in eccellenza, però il suo sogno era sempre allenare l'Avellino. Magari non pensavo che potesse arrivare, diciamo, oggi, quest'anno, diciamo, pure perché dopo l'esonero, forse secondo me, per come lui ama questa città e come ci tiene, è stato, secondo me, farlo salire in panchina è stato azzeccato, secondo me, per Ha calmato le Raffaella. acque subito, Sì, sì, questo sì, è sì. Io vero. poi 15-10 giorni fa abbiamo fatto un'intervista col giornale di Titti e dicevo che bastava una scintilla per cambiare un po' qualcosa. L'arrivo di Biancolino qualcosa sicuramente ha cambiato, sia sull'aspetto tattico, ma credo anche sull'aspetto mentale. Magari, ahimè, peccato che comunque l'era pazienza non stava andando come doveva andare, però all'arrivo di Biancolino, 2 partite, 4 punti, voglio dire che sicuramente anche lui forse non si aspettava questo inizio così, così bello, sia per lui, ma sicuramente anche per la città, che ci voleva un attimino un momento, ecco, una vittoria per anche la tifoseria, per cercare un attimino di avvicinarsi e creare un po' di entusiasmo che qualche settimana Mancava, mancava un mancava. pochettino.